Torta rustica di patate, tutto a crudo in teglia. Per questa ricetta ci occorrono 400 g di patate grattugiate, 200 g di farina, 80 g di parmigiano, 150 ml di latte, 150 ml di acqua, 50 ml di olio extravergine d'oliva, 100 g di prosciutto cotto a dadini e un pizzico di sale. In una terrina capiente mettiamo i 400 g di patate grattugiate, parmigiano, lasciamone un po' per la superficie, olio, il prosciutto cotto e giriamo. Mettiamo un bel pizzicotto di sale, poi se vi piace e non ci sono bambini potete aggiungere anche il pepe. Aggiungo la farina e comincio a versare il latte poco per volta. Aggiungo anche l'acqua. Aggiungo il resto dell'acqua. Ho rivestito con carta forno una teglia 32x22. Ora vado a mettere l'impasto appena fatto all'interno. Stendiamo in modo uniforme l'impasto su tutta la superficie della teglia. Dopo aver steso per bene il nostro impasto, spolveriamo tutta la superficie con il restante parmigiano e andiamo a mettere in forno a 200 gradi forno statico oppure 190 gradi forno ventilato per 25-30 minuti. Allora, eccola qui, è appena sfornata, bella dorata. Adesso vi do un piccolo suggerimento. Se vogliamo possiamo anche ricoprirla con della mozzarella, il filone per le pizze grattugiato, non una mozzarella liquida, una che va per la cottura, diciamo, e la mettiamo altri 5 minuti sotto il grill, in modo che si fa ancora di più una crosticina e il formaggio bello fuso sopra. E non mi resta che augurare a tutti voi buon appetito.